è scontro duro tra 5 Stelle e PD sul meccanismo di stabilità, l'ormai famigerato MES. Da una parte i democratici favorevoli quantomeno alla discussione di un prestito europeo senza condizionalità, dall'altra i grillini che di MES non vogliono sentirne parlare e accusano i colleghi di maggioranza di voler destabilizzare Giuseppe Conte. Il Premier riferirà in Parlamento il 21 aprile in vista del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo del 23. Matteo Salvini chiede che sia consentito il voto, altrimenti, spiega, c'è una lesione alla democrazia. Tra marzo e luglio il fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese raggiungerà i 50 miliardi. Solo nel mese di marzo, infatti, la produzione industriale è scesa del 15%. Sono le stime che la Banca d'Italia questa mattina ha fornito nel corso di un'audizione davanti alla Commissione parlamentare sulle banche guidata dalla 5 Stelle Carla Ruocco. I tecnici di Via Nazionale hanno sottolineato come sia fondamentale proseguire l'attività antiriciclaggio e allo stesso tempo conciliare questa cautela con l'esigenza di assicurare un rapido dispiegamento dei prestiti alle aziende. I prefetti non dovranno più autorizzare la ripresa delle attività produttive. Con il decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile basterà una comunicazione per le attività consentite e per quelle ad esse funzionali. A chiarirlo una circolare del Viminale inviata nelle scorse ore ai prefetti. In caso di irregolarità, i rappresentanti del governo sul territorio possono arrivare a sospendere l'attività d'impresa sulla base di un'istruttoria stilata dalla Guardia di Finanza. Fino ad ora la sanzione della sospensione è scattata in quasi 2.300 casi su oltre 100.000 comunicazioni da parte delle imprese. Finora il governo italiano ha fatto miracoli raggiungendo obiettivi che sembravano impossibili all'inizio dell'emergenza coronavirus. Ne è convinto il presidente dei senatori Dem Andrea Marcucci, che in un'intervista all'agenzia Dire si appella al senso di unità di maggioranza e opposizione. È sbagliato delegittimare Conte quando va a Bruxelles, spiega, eppure alcuni sembrano essersi innamorati in negativo del MES. I 35 miliardi di fondi europei messi a disposizione per la sanità sono necessari, ribadisce Marcucci. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.